A colpire il numero così elevato e poi la forte motivazione dei partecipanti per una mobilitazione che, a memoria d'uomo, l'intera provincia non ricordava. 1500, secondo i dati della questura, tanti di più, diciamo noi, i giovani scesi in piazza. È così che Sondrio, assieme alle altre circa 180 città in giro per l'Italia, ha risposto alla chiamata del Global Strike, dello sciopero globale, il terzo in ordine di tempo, organizzato dal movimento dei Fridays for Future ed appoggiato nel nostro paese da Unione degli Studenti, Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza. E a ben guardare, così come per questo corteo, partito dal campus studentesco di Sondrio e giunto al Parco Bartesaghi, di strada ne è stata fatta dal 20 agosto 2018, quando Greta Thunberg, studentessa svedese, allora 15enne, decise di rimanere seduta nell'orario scolastico dinanzi alla sede del governo di Svezia affinché il proprio paese riducesse le emissioni di anidride carbonica come previsto dall'accordo di Parigi. Citando Lucio Dalla, verrebbe da dire che il pensiero, come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Niente di più vero, e fa piacere poter dire, a scanso di retorica, che la speranza possa venire dai giovani. Sono qui per lottare, per avere una risposta dai nostri governi circa la crisi ambientale che stiamo affrontando. Stiamo più attenti alla nostra casa, al nostro pianeta, perché non possiamo in questo momento storico eccedere col chiedere troppo alla Terra. Stanno distruggendo il nostro futuro praticamente. Gli ultimi dati emessi dall'ONU solo un paio di giorni fa parlano chiaro. Il riscaldamento climatico è la principale causa di un disastroso dissesto destinato a provocare, a meno che non si corra ai ripari, un innalzamento dei mari di oltre un metro entro la fine di questo secolo e lo scioglimento dell'80% di tutti i ghiacciai. Il possibile crollo di una parte del ghiacciaio Plumpinsee in Valle d'Aosta tiene banco nei TG nazionali, gli immensi roghi nella foresta amazzonica, quelli del mondo intero, ma non c'è bisogno di andare lontano per constatare le già evidenti conseguenze di un problema globale. Pensiamo al ghiacciaio dei Forni, il più grande ghiacciaio vallivo italiano, e poi al Fellaria, entrambi già in forte ritiro. La tragedia è di casa. Abbiamo fatto un breve racconto, lanciato qualche suggestione relativa alle terre alte, a quel che accade in alta montagna con il drammatico ritiro dei ghiacci, che comporta non solo dei cambiamenti fisici, ma un crollo vero e proprio del paesaggio nelle sue certezze geografiche. Noi nelle Alpi stiamo adesso osservando la presenza di insetti, spesso di origine africana, nordafricana, mediterranea, che hanno trovato sede proprio qua, nelle Alpi, si sono installati sulle piante. Perché? Perché il clima è cambiato. Le armi per salvare quanto di più possibile di questa terra malconcia a causa dei danni apportati dall'uomo negli anni sono quelle della quotidianità, delle scelte di ogni giorno. Innanzitutto non buttare le cose per terra, plastica, carta e robe simili. Fare la raccolta differenziata, che quella è una cosa molto importante. Prendere cibi precisa per la maggior parte da chilometro zero, perché così diminuiamo le emissioni. Dobbiamo cercare di migliorare il mondo per le generazioni future e dobbiamo cercare di ridurre l'uso di plastica e materiali nocivi e anche l'inquinamento. Sono cose molto semplici, come spegnere la luce o cose che sanno tutti, ma che magari non appaiono così importanti.